Una conferenza stampa volta ad illustrare le attività già svolte a seguito della convenzione quadro tra Università di Teramo e Arma dei Carabinieri si è svolta nel centro di selezione equestre di Torre di Feudozzo, nel comune di Castel di Sangro. Una convenzione che ha come obiettivo lo sviluppo e la salvaguardia delle razze equine italiane, portando giovamento sia all'Arma dei Carabinieri sia a ricercatori e studenti della facoltà di veterinaria, che grazie al rapporto diretto con l'animale hanno la possibilità di apprendere in maniera più rapida quanto studiato. Grazie alla collaborazione tra l'Ateneo di Teramo e l'Arma dei Carabinieri, diversi cavalli, tra cui uno del Reggimento Corazzieri, con patologie ortopediche, neurologiche e maxillofacciali, sono stati assistiti presso l'ospedale veterinario universitario didattico dal Servizio di Medicina e Chirurgia del Cavallo. Tutte le attività hanno coinvolto gli studenti, i tirocinanti e i laureati del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria e del corso di laurea in tutela e benessere animale. Colonnello Manicone, quanto è importante che l'Arma dei Carabinieri continui questo progetto con la biodiversità a stretto contatto? Per noi Arma dei Carabinieri, in particolare Carabinieri Forestali, la conservazione della biodiversità è fondamentale per aumentare in tutti i cittadini la consapevolezza dell'importanza della conservazione della biodiversità, per diminuire l'illegalità ambientale e per far sì che tutte le nostre aree, le aree protette, le aree naturali, diventino fondamentali per la sopravvivenza dell'umanità. In particolare noi Carabinieri Forestali del Raggruppamento Biodiversità gestiamo 132 riserve su tutto il territorio nazionale e in queste riserve svolgiamo attività di ricerca, di educazione ambientale, di formazione e soprattutto di aumento della consapevolezza dell'importanza dell'ambiente per l'uomo sulla terra. In particolare la conservazione della biodiversità noi la svolgiamo sia attraverso la conservazione delle riserve ma anche attraverso la realizzazione di progetti di ricerca sulla conservazione della biodiversità, e quello che abbiamo fatto oggi qui è la presentazione dell'inizio di un grande progetto, quello della salvaguardia della biodiversità animale delle più importanti razze equine italiane. Noi gestiamo 7 centri di selezione equestre dove alleviamo le più importanti razze equine italiane. Passiamo dal cavallo murgese al cavallo maremmano, qui il persano a Castel di Sangro, il persano e il salernitano, l'Haflinger, il monte rufolino, l'asino amiatino. In questo modo noi vogliamo fornire a tutta la popolazione questa possibilità di godere di queste razze e all'Arma dei Carabinieri la realizzazione dei propri reparti montati tutti su razze italiane prodotte all'interno delle strutture dell'Arma dei Carabinieri. Luciano D'Amico, rettore dell'Università di Teramo. Com'è nata la convenzione quadro con l'Arma dei Carabinieri? È nata come sviluppo di collaborazioni che avevamo già avviato e della consapevolezza che abbiamo via via acquisito di poter ottenere dei risultati straordinari mettendo in sinergia le eccellenze dell'Arma dei Carabinieri, eccellenze che nel campo della veterinaria sono consolidate storicamente, eccellenze dell'Ateneo di Teramo sulla frontiera della ricerca. Insieme siamo convinti che riusciremo ad offrire non solo delle straordinarie occasioni formative per i nostri studenti, ma sia all'Arma dei Carabinieri sia all'Università di Teramo offrire una possibilità per muoverci sempre sulla ricerca, sulla frontiera della ricerca, con delle aspettative crescenti in termini di risultati positivi che sono certo non mancheranno. Thank you.
per quello che mi riguarda, quindi il settore veterinario, questa convenzione è molto molto importante perché è stata sottoscritta in un momento strategico per il settore veterinario, nel senso che l'ARMA, a seguito dell'unione col Corpo Forestale dello Stato, ha acquisito delle maggiori competenze, nel senso che ha acquisito la necessità di gestire 7 centri di selezione equestre, quindi dove vengono prodotti appunto dei cavalli, e quindi l'Università di Teramo in questa gestione ci aiuta molto perché ha delle competenze acclarate nell'ambito della riproduzione equina. Non a caso ci troviamo oggi al centro di selezione equestre di Feodozzo. In quest'ambito abbiamo il progetto di valorizzazione e rilancio del cavallo salernitano, cavalli che in passato sono stati molto importanti, una razza italiana che ha dato origini a cavalli importanti quali Posilli, Pomerano, che sono stati vincitori alle Olimpiadi con i fratelli Dinzeo, e in quest'ambito l'Università di Teramo ci aiuta proprio nel piano allevatoriale che prevede l'utilizzo anche della fecondazione artificiale, e quindi già abbiamo fattrici gravide con soggetti che hanno nel sangue proprio il DNA di questi cavalli che abbiamo citato prima, quindi è molto importante. Questo è soltanto un aspetto, ma ci sono altri ambiti di interesse che abbiamo già sviluppato, quali l'aspetto della formazione e della didattica, nel senso che personale dell'ARMA potrà frequentare degli eventi formativi sviluppati dall'Università di Teramo, così come già gli studenti di Teramo di diversi anni della Facoltà di Medicina Veterinaria sono stati ospitati presso il 4° Reggimento a Cavallo per sviluppare una giornata dedicata proprio all'avvicinamento dello studente al cavallo, e quindi quello che viene definito handling, cioè praticamente il saper maneggiare i cavalli, che è una cosa che è molto importante per poter poi sviluppare la propria professione senza paure, insomma, e senza timori. Quanto è importante l'approccio a stretto contatto degli studenti con gli animali, in questo caso con i cavalli? Beh, io direi che è straordinariamente importante, anzi, come ho detto prima durante il mio intervento, questa Commissione europea che valuta la didattica, che deve avere ovviamente un valore, un background europeo, valuta anche quante ore di attività didattica i nostri studenti svolgono praticamente con gli animali in generale. Per cui l'approccio pratico è di fondamentale importanza, anche perché, come amo sottolineare, la società ormai è passata da una società rurale ad una società metropolitana, per cui la nascita delle fattorie didattiche per poter far vedere, far conoscere gli animali ormai sono un dato di fatto, e quindi chi si accinge a fare il medico degli animali non può prescindere dall'approccio e dal contatto con l'animale, dal saperlo, come dire, coinvolgerlo anche come paziente, sempre rispettando il suo benessere. Io vorrei sottolineare una cosa però: il medico veterinario non è solo il medico del cane, del gatto, del cavallo, degli animali non convenzionali. Dobbiamo ribadire il concetto che tutto quello che passa sulle nostre tavole è ovviamente controllato dal medico veterinario. Non solo, tutto quello che è sanità pubblica, tutta quella che è un'unica salute, è controllato dal medico veterinario. Quindi il medico veterinario è un professionista a 360 gradi con le sue specializzazioni. Quindi non vediamo solo, e lo dice un clinico, io insegno clinica ostetrica, non vediamo il medico veterinario come il medico degli animali, ma nella sua accezione più completa. L'azienda di Torre di Feodozzo si trova tra l'Abruzzo e il Molise, nei pressi del comune di San Pietro Avellana, affidata ai carabinieri forestali per il recupero delle razze del cavallo persano, che ha tra le migliori doti di affidabilità e versatilità di impiego,
leggero e veloce, e del cavallo salernitano, molto versatile per l'impiego da sella, caccia, corse e concorsi e di mole maggiore. Non è mancata un'interessante visita guidata dell'azienda e del centro di selezione equestre, dove i cavalli vengono allevati, nutriti e addestrati. Come mai avete scelto Torre di Feudozzo? Beh, è una storia lunga. Qui i Borbone alla fine dell'Ottocento, nell'Ottocento allevavano il cavallo persano. Questo era un posto in cui lo portavano in estate all'alpeggio, e questa struttura che vedete era la scuderia. Dopo una lunga storia in cui in questo posto sono stati allevati i bovini, per una scelta gestionale un po' fortuita, un po' cercata, perché c'erano dei cavalli persano presso il centro dell'esercito di Grosseto, vennero recuperate queste fattrici e da lì si è ricominciato a lavorare per la conservazione della biodiversità su questi cavalli. E quindi la scelta è stata per certi versi forzata, perché il persano, possiamo dire in qualche modo, insomma, non è nato qui, perché è nato nella Piana del Sele in provincia di Salerno, ma in realtà qui è vissuto per tanti anni e quindi siamo tornati un po' alle origini. Boss.